Bentornato nel mio canale YouTube, vi auguro un felice nuovo giorno con divertimento, fortuna e felicità con i vostri cari. Oggi è giovedì 29 aprile 2021, di seguito le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox di oggi. Oroscopo Scorpione, figli e sosi, da tenere sotto controllo, figli, simpatici e in gamba, ma ogni settimana aspettano la paghetta, e che salasso, se poi pensate che l'hanno già dilapidata ed è solo giovedì. Cominciate a preoccuparvi un po', non tanto per qualche 10 euro in più, ma per dove i bigliettoni vanno a finire. Spendaccioni loro, morigerati voi, e quando si tratta di soldi anche particolarmente lungimiranti, lo dimostrate concludendo vantaggiosamente un affare studiato nei minimi dettagli, ed è proprio grazie alla vostra perspicacia che riuscite a portarlo avanti nonostante la mutata situazione che rende le condizioni prima favorevoli, poi piuttosto complesse. Basta una mossa sbagliata per invalidare tutto un lungo lavoro di cesello, un pensiero sull'opportunità di acquistare o ristrutturare un appartamento, vecchiotto ma intrigante. Raccogliete pareri prima di fare un passo falso. Regali e doni inattesi, regali di valori e molto graditi, aiuti economici, eredità, prestiti, entrate finanziarie. Per l'amore sarà un periodo di ripensamento e di riflessione molto produttivo, la maturità prenderà il sopravvento e si baderà più alle cose concrete. I single avranno mille piccoli vantaggi e un miglioramento della loro posizione economica. È tempo di cogliere ciò che avete seminato, qualche buon risultato lo avrete ma rimpiangerete di essere stati troppo pigri. Avrete il vostro da fare per calmare la persona amata a causa della sua irritazione per alcune delle vostre amicizie che in passato hanno criticato le vostre scelte e messo in discussione il rapporto con chi amate. Pazienza e tanta diplomazia. Una persona vi osserva in silenzio e non ha il coraggio di farsi avanti. Difficilmente si farà avanti oggi, ma almeno cercate di comportarvi in modo che non capisca se vi interessa o meno. Oggi lo stress potrebbe prendere il sopravvento generando delle ansie inutili, se non le terrete a freno potranno diventare delle paure che vi faranno sentire agitati al di là di ogni ragione. Poche certezze oggi soprattutto dal punto di vista economico che vi dà qualche preoccupazione. Se dovete fare ancora sacrifici fateli con generosità. Un segreto tradito da un conoscente o un amico. Per gli amori clandestini ed extraconiugali ci potrebbero essere pericoli imminenti a causa di rivali spronati da Marte e Mercurio che potrebbero determinate situazioni imbarazzanti. Vi state convincendo di cose completamente errate e state ascoltando troppo i pettegolezzi e i cicalecci, mettete uno stop a tutto questo e risolvete un problema che avete in amore. Non tradire la fiducia di un amico che confida nella tua riservatezza, mantieni i segreti, frequentate solo amici di provata fiducia e di cui conoscete veramente tutto. Evitate compagnie che potrebbero farvi perdere pazienza e tempo. Non è il caso di esagerare, in amore e nel tempo libero. Non sempre potete decidere voi quando sia il momento opportuno per affrontare determinati discorsi. Assumere delle posizioni forti potrebbe aiutarvi anche sul lavoro, per non farvi sfruttare. La quotidianità inizia a starvi stretta. Quindi è giunto il momento di pensare seriamente a qualche novità. Trama zodiacale molto positiva. Con una serie di aspetti tra i pianeti che vi favoriscono c'è solo un'unica nota che non vi agevola ed è composta dal Sole e Urano transitanti nel segno poco congeniale per voi del Toro e di Giove e Saturno nel segno dell'Acquario. Questi pianeti potranno, in più momenti, mettervi in toppi per strada, farvi faticare di più o non consentire ai vostri progetti di procedere spediti come avevate immaginato. Ma nulla di serio. In realtà, diciamo che questi pianeti oggi ci mettono un po' di pepe per dare più sapore alle vostre conquiste, più gusto alle vostre future, prossime vittorie. Secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, 29 aprile, la Luna è nel segno, Venere tornerà ad essere positiva dal 9 maggio, l'amore è nell'aria. Sbizzarritevi e datevi da fare. Se siete single da tempo, potreste aver voglia di qualche avventura di una notte, senza troppe complicazioni. Lavoro? Ci sono tante cose da fare ma le buone idee non mancano. La Luna è nel segno dello Scorpione e Venere torna positiva dal 9 maggio. Questo vuol dire che l'amore è nell'aria. Sul lavoro sono tante le cose da fare ma le buone idee non mancano. Sappi solo interpretarle al meglio. Forse siete ancora troppo stanchi per pensare a quello che sta avvenendo intorno a voi?
quindi ci sono delle questioni che dovrete rimandare a momenti più propizi. Non fatevene una colpa, perché non ne avete. Spesso vi sono state delle complicazioni, ma ormai tutto è passato e potete lasciare che il tempo lenisca le vostre ferite. Distraetevi con momenti di allegria incondizionata. La luna nel vostro segno dovrebbe parlare chiaro, invece preferisce il linguaggio criptico dei sogni e quello ermetico dei simboli. Nettuno, astro della musica e della fantasia, vi distende davanti ai piedi una passatoia turchese come il mare, affinché possiate raggiungere i vostri sogni, oltre i malinconici confini della realtà. Amore ed Eros, irritati dal ritardo di una telefonata o da un messaggino che aspettate con ansia, anche un appuntamento in queste condizioni rischia di slittare. Evidente che della persona in questione vi importa parecchio, ma ne fate una tragedia e ci state male inutilmente. Sereni in casa e fuori, grazie a una famiglia affettuosa che vi sommerge di premure e a pochi amici profondi come voi, che parlano il vostro stesso linguaggio e vibrano sulla stessa lunghezza d'onda. Nettuno è in stabile posizione nel segno vostro amico dei pesci e continua a sorridervi, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. Gli amori che sono nati o stanno nascendo in questo mese godono della protezione generosa del Dio e di autentici momenti di gloria. Lasciatevi dunque andare sull'onda del sentimento e seguite i suggerimenti che adesso il vostro cuore vi dà. Lavoro e denaro, via libera ai creativi, a caccia di idee e ispirazioni dall'alto. Nel cuore qualcosa di importante da esprimere, ma la tecnica non segue la fluidità della vostra ideazione. Conti disastrosi, perché non li avete controllati prima? Viaggi e trasferte vi stanno scombussolando. Vorreste essere premiati per i sacrifici che state facendo? Date tempo al tempo. Chi dovrà riconoscervi dei meriti ve li riconoscerà presto. Non vi fate tentare da provocazioni che alcune persone esterne al vostro ufficio vi stanno inviando. Non ingigantite quel che si può minimizzare molto facilmente. Benessere, l'ipersensibilità vi rende fragili, esposti al contagio energetico ambientale. In pratica funzionate come spugne, assorbendo tutte le emozioni e i pensieri negativi altrui. Il segnale, sensazione di stomaco chiuso, pesantezza, stanchezza. Contrastate il disagio strofinandovi il corpo con sale marino, quindi sotto la doccia per almeno 10 minuti. La continuità non vi appartiene, soprattutto se avete iniziato a fare una dieta. Siamo alle solite, alla prima tentazione la interrompete. È naturale poi che vi ritroviate con i chili in eccesso di sempre. Per lei, l'area angelica dissimula ma non dissolve la forte carica erotica. Infatti il destinatario la percepisce e se ne compiace. Per lui, prima pizza all'aperto dopo mesi di asporto, e che profumini nel piatto degli amici. E voi, poverini, niente? Solo una triste piadina alle verdure grigliate, siete a dieta. Colore delle emozioni, verde acqua. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7. Attività, 6. Finanze, 7. Benessere, 7. Queste sono le previsioni astrologiche che informano oggi l'amore, il lavoro, la fortuna e la felicità di Paolo Fox. Grazie per aver guardato i miei video. Mi sento molto meglio a darti questi segnali. Non dimenticare di mettere mi piace, condividere e seguirmi nei prossimi video. Il tuo supporto è la mia grande motivazione ogni giorno. Ci vediamo.